io sono Samantha di Magna Padova, con cui vi faccio conoscere un sacco di locali di Padova e provincia. E questa mattina sono con Sara di Ti Vedo Scivato. Io sono più fan delle colazioni, ma cibo buono tutto, quindi anch'io esatto. Un po' ovunque. E quindi oggi abbiamo pensato di fare un mini tour di alcune pasticcerie e locali in cui fare colazione, e abbiamo pensato di non andare in quelli più famosi che conosciamo tutti e che ci piacciono tantissimo, ma di parlare di qualcosa di un po' meno conosciuto e di un po' più particolare. Cominciamo da Red Velvet. Una piccola bakery in zona Portello, quindi zona super universitaria. Sono cupcake, tortine, brioche. Le brioche sono una novità di quest'anno, le brioche, quest'anno comunque di non troppo tempo fa. Io prendo sempre quella Red Velvet perché è veramente una cosa pazzesca, diversa da tutte le brioche che di solito mangiamo. Io invece cerco l'opzione vegana, infatti questo cookie è super vegano. E anche i latti, questi sono allora iced al caramello. E questa è una nice matcha, sempre con latte di mandorle entrambi. Oh no! Oh no! Oh no! Un disastro. È annunciato. Io tipo inzuppo. Cosa non è? Questa brioche sfogliatissima. Ti vedo senza parole. Più che altro perché è molto buono il contrasto tra la brioche e la crema. Buonissimo. Quindi tu dici che è davvero una cheesecake all'interno di una brioche? È tipo, sì, è strano, bisogna assaggiarlo. Bisogna è golosa. Sì. È golosa sicuro. Invece il cookie, ma è super mega, non lo so, vegano sì, però non lo diresti mai secondo me. Io infatti confusa già la forma. È molto morbido, molto molto morbido, e non è assolutamente pesante. Assolutamente, no. Sai, i cookie americani sono belli. Sono molto curioso. Vero? Poi sono inzuppi, meraviglioso. Inzuppo il biscottino nel matcha. Ok. Cioè, io non vorrei andare via a stomaco insoddisfatto, ecco, mi spiacerebbe un po'. Quindi, da cosa ci facciamo ispirare? Tortina? Dai, tortina, due forchettine, va bene, dai. Cocco? Dai. Cocco, attivo. Grazie. Hola, hola, hola. Super tropicale? Super tropical? Cocco e cioccolato bianco. Buono, perché il cioccolato bianco di solito mi fa sempre paura. Perché è molto stumacevole. Esatto, invece no. No, no, è freschissimo. Adesso siamo alla pasticceria Euganea, che è in zona Porta San Giovanni. Ha tantissima scelta. Noi addirittura abbiamo trovato una simil veneziana vegana con farina di riso integrale e confettura di lamponi? Confettura credo di lamponi, sì, yes. E crumble sopra. Poi abbiamo preso questo frangipane all'amaretto e le pesche. Una ragazza al banco ci ha detto che dovevamo assolutamente assaggiare la classica e che fai vicino? Che fai, te ne privi? No, è no. Ovvio. E poi fan del salato, brioche salata ovviamente, vegetariana. Esatto, poi abbiamo preso un cold brew, infatti appena entrate si vede questo caffè estratto a freddo. Io amo i caffè alternativi. Qui invece un cappuccino freddo, che fa caldo, siamo in estate. È bellissimo, sì, da vedere. Sembra un cocktail. Da cosa iniziamo? Allora, io sono stracuriosa della vegana. Vai, di questa. Vai, inizia. Ok, vado. Vai. Io vado dal salato. Ma wow. Mmm.
Ma è... questa è super sfogliata, croccante. Mamma mia, bellissima. Questa devi provarla. Voglio assaggiare quella lì. Anch'io. Proviamo la veneziana. Sì, vai. Ah, la crema. Oh, fan della crema. Se ne rubo un pezzettino. Mamma mia, la morbidezza è... wow, ci sono i puntini di vaniglia. Che emozione. Io provo quella vegana. Non posso... cioè, davvero, non ti accorgi che è vegano? E non ti accorgi che è integrale? Esatto! Io adoro quando non ti accorgi di fare le cose e le fai. Abbiamo fatto un disastro. Dobbiamo inventare un detto. Tipo, se il cornetto è ben sfogliato, il tavolino sarà sporcato. Yeah! Ah, e Sara, allora noi abbiamo... diciamo che questa è stata un po' impegnativa perché sì, ci siamo un po'... ecco, abbiamo allargate, tanto da provare, ecco. Esatto. Vabbè, non potevamo lasciare là. Esatto, ma non potevamo fare altrimenti. No, ok. Però abbiamo un obiettivo, no? Abbiamo un obiettivo. Ce la facciamo. Sì. Sì. Dritte per il nostro dritte obiettivo, ok. E quindi io finisco questa, ma sì, perché sì, è frutta. No, cioè, è frutta, ci sta. Ma poi che fai, lo lasci? Super ready. Sì, adesso acqua, altrimenti moriamo. Madonna. Non so se capisci quanto è grande questa veneziana. Prima era tipo la metà. Ah, aspetta. Sfogliatella frolla riccia. Frolla. Oddio, ma ha tagliato a metà questo per farci capire, anzi per farvi capire quanto è buono. Madonna. Non so se vedete il caramello all'interno. Cioccolato e caramello, quindi? Oddio, aspetta. Mamma mia, non riesco a capire, comunque sì, c'è del vado caramello. Io vado, Ok. Ok. Merita di essere immortalato. Mm-hmm. Andiamo. Se non ti sporchi il naso, godi solo metà. È gigante, tipo, grande quanto la nostra faccia. Madò, super morbida, super pienissima. Sara, ok, tu sei team frolla o riccia? Io riccia. Io frolla. Vabbè, vado. Andiamo? Allora, vai. Sì, io faccio. Vai, vai tu. Crunch. Il crunch vince, quella vince, qui vince la morbidezza. Mamma mia, io adoro il profumo, cioè, oddio, è caldina, sì, è caldina. Dobbiamo andare, dobbiamo okay, un po', ok. Nel backstage ci stanno guardando malissimo, ridendo. Ma noi, cioè, cosa possiamo fare? Cioè, sono bene. Cioè, queste cose caldine al punto giusto. No, io voglio una fragranza all'odore di sfogliatella. Guarda, o di sfogliatella. Mi ricorda le mie giornate passate a Napoli. Noi diciamo che potremmo aver finito per sì, questa mattina. Diciamo Dai. Che siamo soddisfatte. Sì, assolutamente. Io sono anche diventata più alta di lei. Comunque, spero che queste pasticcerie vi siano piaciute. A noi piacciono tantissimo e chi ci segue già su Instagram fondamentalmente e sa che parliamo solo di locali che ci piacciono assolutamente. Tanto. E quindi se volete altri video dove parliamo di colazioni e dove andiamo a provare posti nuovi, scrivete nei commenti
suggeriteci delle pasticcerie, dei locali, quelli magari un po' meno conosciuti appunto, dove poter andare. Da detective delle colazioni. Detective delle colazioni forever. E ci vediamo nei commenti, continuate a seguirci su Mania Padova, ti vedo sciupato e alla prossima!